too. La casetta che vedete là è la casa dello zio di Marta, la ragazza che stiamo cercando. Ah, quindi domani è andata a rompere le palle. No, non ha né luce né luce. Sì. È la casa dello zio di Marta, dicevo, quindi ogni tanto va là e ci sta la passa la giornata, si porta l'acqua al generatore. Vediamo di là. Semplicemente prima l'isola andava avanti dritta, poi siccome tutte le volte i pirati cosa facevano? Approdavano da dietro, scalavano la parete, venivano qua sotto, attaccavano i monaci, attaccavano il torrione, praticamente da quella testa lì, da 15 metri più in alto. Allora i monaci cistercensi tra il 1250 e il 1350 hanno deciso che per difendere meglio l'isola dovevano dividere la metà. Si sono messi lì per un secolo con martello e scalpello e l'idea era quella di separare l'isola in due, cioè creare due isole. Meno male sono arrivati un secolo, sono arrivati più sotto. Non qua, perché quello è costruito dopo, cioè, una nave pirata che passava da qualche parte, si è finta la nave cristiana. E ha chiesto di poter fare il passo. Qualcuno, pochissimi, si sono salvati infilandosi nei cunicoli della pazzia, però la maggior parte li hanno uccisi. All'incirca 1350. Quindi c'erano già il cistercense. Sì. Da quel momento la tagliata è diventata tagliata al santo. Faccio le carte. Scusa. Tu due vedi, sì. Si rincorrono. Perché le ha vissute? La tagliata al santo. Guarda che spettacolo! Ma impressionante! No, sembra un cardo ma non è. È una carlina a raggio d'oro. Vabbè, si farà vedere. Per i turisti. Qui sarebbe stato solo un ricordo. Però credo che questa bomba deve essere stata rimanente.
sempre c'era il tesoro di Troia. Poca roba. Ha scippato.